Benvenuti a questa nuova edizione flash del telegiornale di Arte Rivista. Si è conclusa a Milano la terza edizione di Grand Art, la fiera dedicata al mercato italiano dell'arte moderna e contemporanea. Noi eravamo alla preview e abbiamo intervistato il direttore artistico Angelo Crespi. Vediamo. Beh, un ulteriore forte richiamo soprattutto alla pittura e all'arte figurativa, che è stata, soprattutto in Italia perché siamo un po' provinciali, un'arte che negli ultimi 30-40 anni è sempre stata guardata con sospetto, mentre devo ricordare che tutti i top price delle aste mondiali sono comunque dei pittori figurativi soprattutto. Per cui abbiamo pensato che questa nicchia di mercato poco frequentata in Italia potesse a Milano, che è una grandissima città dove c'è già anche il MiArt, potesse trovare un pubblico di collezionisti e anche di amanti, un buon pubblico. E sempre a Milano si è svolta l'ultima live performance di Liu Bolin, evento che ha inaugurato la mostra La forma profonda del reale presso l'Università Bocconi, che rimarrà visitabile fino al prossimo 15 gennaio. Attraverso un accurato processo di body painting effettuato dai suoi assistenti, l'artista cinese è solito mimetizzare il suo corpo fino a dar luogo allo scatto finale che diventerà così opera d'arte. Combinando tecniche differenti, dalla performance alla fotografia, nelle sue installazioni Liu Bolin si mimetizza con l'ambiente per analizzare la tensione che esiste tra l'individuo e la società. Il camouflage è il suo modo per denunciare diverse tematiche, dall'emergenza ambientale all'immigrazione al consumismo sfrenato. E andiamo ora a Venezia, dove la Fondazione Giorgio Cini propone per l'autunno una nuova e importante antologica, Emilio Isgro, visitabile fino al 24 novembre. L'esposizione a cura di Germano Celant si propone come un attraversamento nel percorso creativo dell'artista a partire dagli anni 60 ad oggi. Una ricca esposizione che si dipana dalle prime cancellature di libri per arrivare agli imponenti testi cancellati nei volumi storici dell'Enciclopedia Treccani e dei Codici Ottomani. E rimaniamo a Venezia, dove continuano a fioccare le iniziative collaterali in occasione della Biennale d'Arte in corso. Sull'isola di San Servolo è inaugurato la mostra dedicata ad Antonio Murgia, l'artista sardo famoso per le sue opere della Pop Art 2.0, dove la donna è protagonista. Noi eravamo là, vediamo un breve estratto. La donna protagonista e ispiratrice delle opere dell'artista, dove viene raffigurata in tutta la sua capacità di espressione. Un ricercato utilizzo di colori, le tonalità accese e le pennellate larghe e decise creano un effetto emozionale e attraente, esprimendo una bellezza femminile che esplode dal centro della tela. Antonio Murgia, nato in un paesino in provincia di Cagliari, espone oggi in tutto il mondo portando un po' di Sardegna all'estero. Murgia è rimasto fin dagli inizi coerente alla sua vocazione di artista e al linguaggio della pop art. E con questa notizia è tutto. Per tutti gli approfondimenti e i servizi completi, vi invitiamo a visitare il nostro sito o a seguirci sul canale 868 di Sky. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.